Con l'editore al contrario, Marcello Baraghini, per presentare la mostra Mille Lire di Stampa Alternativa. A Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 22 aprile al 21 maggio 2023. Ben trovato. Bentrovati, grazie per l'ospitalità così rara, quindi a maggior ragione. Dicevi sacro e profano, prima fuori onda, Ma raccontiamo un po'. sì, perché succede una cosa eccezionale per me, che mentre in questo museo datato, ma anche un sacrario della cultura nazionale, dell'arte, della cultura, ben al piano sopra, al piano nobile, mentre si inaugurava una mostra di un artista di fama planetaria, non solo mondiale, e rivisitava la storia antica e poi la truccava per renderla moderna in sintesi, con un catalogo, e qui comincia la contraddizione loro, non mia. Mi hanno chiesto come servizio di poter fare una brossura che loro donano a chi pagando entra per la mostra e 1.000 lire stampa alternativa. Perché una volta accertata la qualità del materiale, non dico che l'alternativa, ma di qualità, nello stesso tempo negli scantinati del Palazzo delle Esposizioni, siamo scantinati per dire che la parte profana si entra da una via laterale, in una stanza comunque monumentale, si apriva con una lezione magistralis di un'ora e 45 minuti senza la Chiara Ferragni, senza Sorrentino, senza il sindaco di Roma, ma con un popolo di bambini, uomini e donne. Si apriva la mostra storica degli originali dei libri Mille Lire di stampa alternativa e in aggiunta quelli delle strade bianche di stampa alternativa. 750 libri, 500 originali in volume singolo e 250 nelle raccolte che erano aperte, per cui anche i piccoli libri si potevano vedere. E al termine della lezione magistrale, con un'idea che poi è stata amplificata nel suo piccolo, perché è il libro che io sto proponendo, il nuovo libro Mille Lire del terzo millennio, un libro infinito, perché al lettore viene non permesso, viene spinto, se vuole, a leggerlo e scaricarlo gratuitamente dal sito stradebianchelibri.com, ma io fornisco il file, quindi lui diventa un complice primario che può ristampare come quando vuole copia di quel libro e diventare promotore, venditore e complice. Com'è stato l'allestimento? Io avevo 7 carpentieri sotto la vigilanza della sovrintendenza, però il capo dei carpentieri era affascinato perché mi raccontava che in prima media era stato colpito, affascinato da uno dei suoi insegnanti che gli leggeva in classe uno dei libri Mille Lire. Quindi mi sono trovato una complicità pazzesca per questi 500 chiodi, perché ogni libro c'era un chiodo e poi una molletta che lo faceva a chi voleva toccare una volta spento l'allarme sonoro. È stato uno dei momenti più belli, cioè 3 giorni sotto la vigilanza della sovrintendenza per allestire la prima mostra dei libri Mille Lire di stampa alternativa e Mille Lire per sempre delle strade bianche di stampa alternativa. È un momento eccezionale. La mia idea è che dobbiamo sfruttare ogni occasione dove ci sia possibilità di esprimere l'identità che proponiamo, la nostra storia, creando contraddizioni loro, non nostre. E il sacro profano di Palazzo delle Esposizioni lo dimostra. Vedendo gran parte dei Mille Lire esposti, che impressione ti ha fatto a distanza Un di anni? prato, sai, io vivo in campagna, un prato di questi giorni, pieno di fiori, in un ambiente monumentale, protetto dalla sovrintendenza, si apre un orizzonte pazzesco, pazzesco, 500 tasselli colorati, ognuno diverso, che però assomigliano piuttosto a un prato di questi tempi, un prato di margherite o bianche o rosse, o tal poco di papaveri. Quindi un allargamento di coscienza, direbbe Hoffman, lo scopritore dell'acido lisergico, di cui 3 libri, Mille Lire, sono appunto non a caso ospitati nella mostra. Ci dai anche tutti i riferimenti internet per saperne di più? C'è un vasto repertorio di fotografie su stradebianchelibri.com, il sito, ma altrettanto ci sono anche delle sequenze che durano parecchio. Il padiglione era circolare, per cui questa sorta di sciamanesimo di 1 ora e 3 quarti viene anche fotografato col pubblico che gira insieme a me, curioso di quello che vede e che io racconto. Sul mio profilo Marcello Baraghini e sulla pagina Marcello Baraghini troverete, i compagni troveranno un repertorio di fotografie che gli faranno toccare con mano quello che è accaduto.
La mostra Mille Lire di stampa alternativa a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 22 aprile... È gratuito, attenzione, mentre sopra al Sacro si paga, però hanno poi il dono nel libro Mille Lire, sotto non si paga. Si entra da Via Nizza, è l'entrata della libreria, molto bella, e dopo poco si arriva nella stanza della mostra. Quindi, anche se non mi troverete, i compagni o le compagne non mi troveranno, però saranno i benvenuti, come se io ci fossi. Dal 22 aprile al 21 maggio 2023 un saluto e un ringraziamento all'editore Al Contrario, grazie. Marcello, grazie ancora a voi.